E ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simone. Questo è un nuovo episodio di trucchi per WhatsApp che riguarda sia gli smartphone Android sia gli smartphone iOS. Ma prima di iniziare con il video, vi ricordo, se non l'aveste ancora fatto, che stiamo puntando ai 60.000 e se foste nuovi sul canale, la cosa più importante è iscrivervi al canale stesso. Infatti, qua sotto in descrizione trovate il link oppure il tasto direttamente per iscrivervi al canale. Non vi perderete alcun video e alcun nuovo episodio anche di questa rubrica di trucchi di WhatsApp. Ma detto questo, passiamo a questa inquadratura e iniziamo subito con i trucchi per questo video. Iniziamo subito con l'aprire WhatsApp. Sì, non badate al numero delle chat alle quali non ho risposto, ma comunque questa è la schermata impostazioni, dalla quale potremo entrare direttamente nel tab chiamato chat. Da qui, infatti, abbiamo una opzione che neanche io conoscevo prima di girare questo video, onestamente, e si chiama salva nel rullino foto. Infatti, oltre al solito metodo di risparmio dati, che si attiva semplicemente entrando su utilizzo dati e archivio e selezionando foto, audio, video, documenti su disattivato, quindi non andrà a scaricare in automatico tutti questi file, ma soltanto quando noi premeremo l'apposito tastino di download, c'è anche questa opzione che ci dà WhatsApp, che su Telegram era già presente da parecchio tempo, che ci permette appunto di non salvare direttamente le foto sul rullino foto del nostro smartphone, in modo da in primis scaricare le foto solo compresse e in secundis di non scaricare la memoria del nostro telefono. In questo caso penso più che altro agli iPhone che non sono dotati di memoria espandibile. Il secondo trucco invece si attiva entrando sempre su utilizzo dati e archivio, ma questa volta entrando su utilizzo archivio. Premendo infatti qui ci verrà fuori questa schermata che ovviamente voi vedete blurrata per non far vedere i numeri e i diversi nomi della mia rubrica, ma ci permetterà di vedere con chi scambiamo più dati che riguardino essi le chat, i media, gli audio, i file, i documenti, tutto quanto. E ovviamente ci dà sia la dimensione in megabyte, sia, se ci premiamo, quanti messaggi abbiamo scambiato di testo e quanti mega ci sono di foto, di GIF, di video, di messaggi vocali e di documenti. E da qui io mi ricollego al terzo trucco per oggi, che consiste in cosa? Nella possibilità di cancellare determinati dati senza andarne a perdere degli altri in maniera rapidissima. Infatti, facendo tutto il procedimento che avete già visto in precedenza per lo scorso trucco, possiamo premere qua su Gestisci e deselezionare una di queste cose che ci interessa tenere e lasciar selezionato tutto il resto che vogliamo cancellare premendo appunto l'apposito tastino cancella, in modo da eliminare soltanto i dati che non ci interessano e non per esempio le chat che invece vogliamo tenere. Magari se vogliamo cancellare soltanto determinate foto, beh, così sarà molto più semplice. Il quarto trucco invece consiste in un qualcosa di abbastanza semplice che probabilmente molti di voi conosceranno, ma riguarda la privacy. Infatti, entrando su account e su privacy, appunto, possiamo scegliere selettivamente a chi far vedere che cosa. Infatti, non soltanto, e questo onestamente non lo sapevo neanche io, possiamo bloccare alcuni utenti, ma possiamo anche selezionare che cosa far vedere agli utenti che sono in possesso del nostro numero di telefono. Per esempio, vogliamo far vedere la nostra immagine del profilo a tutti? Basterà selezionare tutti, oppure soltanto i miei contatti, oppure addirittura nessuno. Stessa cosa vale per le info del profilo o per lo stato del profilo, quindi le stories, insomma, di WhatsApp. Oltre ovviamente alla solita conferma di lettura o proprio appunto i contatti veramente bloccati che non potranno vedere alcunché e neanche mettersi in contatto con noi. Molto utile se vogliamo nascondere, per esempio, soltanto le info del nostro profilo, ma lasciare la nostra immagine di profilo pubblica. Un altro trucco invece riguarda le chat vere e proprie. Se non sapete come si fa a chattare con voi stessi, andatevi a recuperare lo scorso video di trucchi di WhatsApp che trovate nella scheda qua sopra. Però un'altra cosa che riguarda appunto le chat, ovviamente non soltanto con noi stessi, è la data. E voi direte che cavolo me ne frega a me della data. Beh, se noi andiamo a scrivere una data in questo formato, perché in Italia funziona soltanto così, mentre invece in America si può scrivere anche semplicemente 3 novembre, basterà premere appunto sulla data e selezionare crea evento per aggiungere in automatico un evento al nostro calendario. Ovviamente questo è molto interessante quando si chatta con qualcuno, ovviamente. Quindi, per esempio, ci manda
appuntamento il giorno 3/5/2018, noi potremo tranquillamente premere sulla data e fissare direttamente l'appuntamento senza dover andare sul calendario, selezionare il giorno, scrivere il determinato appuntamento, mentre invece così sarà semplicissimo, basterà tappare appunto sul link che sarà visibile nella chat. Ma rimanendo sempre nelle chat, un'altra cosa che si può fare è che tantissimi mi continuano a chiedere, ma davvero in una maniera assurda, è: come faccio ad esportare le chat se voglio fare una pulizia completa dello smartphone senza dover ricorrere al backup? Beh, semplicemente tappando sull'icona o comunque sul profilo di uno dei vostri contatti, selezionare poi qua sotto esporta chat e esportarla via mail, oppure per esempio aggiungerla alle note, oppure mandarla via Telegram e la manderà in formato zip, in modo che sia consultabile e di facile lettura dappertutto, per esempio anche sul vostro PC. Ma questi erano soltanto alcuni dei trucchi che ho trovato per WhatsApp. E se voleste vedere i prossimi, mi raccomando, lasciate un mi piacino qua sotto, commentate nei commenti facendomi sapere se conoscevate già o meno questi trucchi. E noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ma stavolta, prima di lasciarvi, vi ricordo che andando qua sotto in descrizione potrete trovare questo link qua, che è un link che vi porterà direttamente al sito internet di Amazon, dove potrete scaricare gratis per 30 giorni il servizio di musica Amazon Music Unlimited. E non soltanto mi darete una piccolissima mano economica, ma vi permetterà appunto di godere di 30 giorni gratuiti di questo servizio di streaming davvero fantastico. E ripeto, voi non dovete metterci neanche un centesimo, è gratuito per 30 giorni. Quindi se vi va di provarlo, trovate il link qua sotto in descrizione. Mi raccomando, aderite in tantissimi e speriamo di arrivare a talmente tanti che Amazon ci noti e che magari ci mandi anche qualcosa di più sostanzioso per i prossimi video. Ma per il resto, anche ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!